partecipo al gruppo d'azione identitaria culturale Daria Piemont, in collaborazione con la scrittore e insegnante discipline orientali e bionaturali Luca Lenzi Cigliuti, all'anno un'ora presente la conferenza intitolata Dalle Ande alle Alpi, Piemontesi ai confini del mondo, tenuta dal dottor Edoardo Guasco, piemontese a Patagonia, poeta, scrittore e importante punto di riferimento per i piemontesi della FLAPA, che sarà la Federazione di Associazioni Piemontesi d'Argentina. Ma che in Argentina sono 5 milioni di piemontesi, 6 milioni in tutto il mondo, discendendo da immigrati partiti da nostra cadenza tra il 1800 e il 1900. Piemontesi ai finaggi dal mondo, e che fanno onore partecipando con serietà su Galpenga ai battagli della vita, esponendo che l'importanza che l'hanno tanto l'economia argentina. Al di d'ancui, avranno con orgoglianza nostra lingua genita e nostre tradizioni con un ancros green for per il Piemonte. Drame a seguite la conferenza, assumo la parola a Luca Lenzi Cigliuti per sua introduzione. Buonasera a tutti. Stasera abbiamo avuto qualche problemino tecnico, ma in realtà è perché volevamo farvi provare l'atmosfera dell'Argentina, nel senso che l'Argentina è sempre così, perché noi abbiamo preparato, lui ha preparato il PowerPoint, ha fatto bene, oggi abbiamo fatto le prove e tutto, e poi ci siamo trovati adesso che il lettore non legge la chiave USB, il computer non aveva l'attacco per le... Voilà. E quindi niente, questo è quello che succede spesso volentieri in Argentina, siamo stati invasati dallo spirito argentino. Allora, volevo dire io due parole su chi è Edoardo Guasco e soprattutto come ci siamo conosciuti, perché sono quei casi, tra virgolette, della vita che poi lasciano il segno. Io nel 2011-2012 sono andato per la prima volta in Patagonia, ci ho passato 3 mesi, e quando sono partito da qua ero a cavallo di 40 anni, ho fatto i 40 anni in Patagonia. Ero alla ricerca di diverse cose. Uno era qualcosa che avesse a che fare con il mondo spirituale e la natura, dove in Patagonia è veramente tanta cosa, e l'altra parte che mi interessava erano i piemontesi d'Argentina, sapendo che comunque il centro dei piemontesi grosso è più a nord, è in Cordoba, questa parte qua di cui ci parlerai ora. È giunto in Patagonia, comunque nel giro di un paio di settimane, per una casualità, per l'indicazione datami da una persona che avevo conosciuto, mi ha detto: tu devi andare, per come sei tu devi andare al Bolson. Mai sentito il Bolson in vita mia, cioè, bene, prendiamo il pullman, andiamo al Bolson, e il giorno successivo, camminando per la strada, c'era una signora che aveva un banchetto con dei libri per la strada. Io sono sempre attratto comunque dai libri, mi sono avvicinato e c'era un libro, il drappo piemontese, la bandiera piemontese, allora l'ho subito preso, il libro è quello, scusa, puoi farlo vedere? Quello lì, esatto. Questo libro qua, che mi ha subito richiamato l'attenzione, ho detto, ah, lo compro, e mi dice, l'ho spiegato, sono qua per conoscere dei piemontesi, mi dice, se vuoi conoscere l'autore, guarda, abita giusto lì dietro. Allora sono partito, sono andato a bussare, e mi ha aperto la porta Edoardo. E un'ora dopo con Assira, che era sua moglie, e un'ora e mezza dopo eravamo già seduti a tavola, ci hanno invitati a mangiare, la settimana dopo eravamo già in casa loro, siamo stati di quei 3 mesi, comunque siamo stati almeno un paio di settimane così conosciuti sul momento. Abbiamo scoperto di avere questa grande passione in comune per il Piemonte e la passione per la scrittura, tutta una serie di cose, ma poi soprattutto Edoardo è un maestro. Guarda, un maestro di vita vissuta, ed è una persona che ha veramente tante storie da raccontare. Questa amicizia è andata avanti nel corso degli anni, attraverso Facebook, WhatsApp, eccetera. Nel 2018 sono venuti loro a trovarmi. Io sono di Torino, sono stati a Cavoretto, sono della collina di Torino, ospiti da me. E poi l'inverno scorso, dicembre e gennaio, sono tornato io 2 mesi in Patagonia e abbiamo avuto modo poi di rinsaldare ancora di più e mettere in piedi dei progetti in comune con Edoardo, e uno di questi progetti era questo di portarvelo stasera qua di persona.
per cui lascio la parola a Dudi. E voilà, dico solo un'ultima cosa, ci saranno delle foto girate, siamo riusciti a aggiustare un po' la situazione, però portate pazienza, non siamo tecnici di computer, e la facciamo un po' alla buona, ok? Spero anche il fascino di quello che vi racconterà Edoardo sorpassi.